Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la parte numero 1 di Resident Evil Dead Aim. Tendo a ricordare ragazzi che è un gameplay non realizzato da me, ma realizzato da Chiara che mi ha chiesto di commentare. Allora, in primis entriamo in questa porta qua, facendo adesso, non preoccupatevi ragazzi, è tutto tranquillo. Raccogliamo le munizioni presenti sul letto. Guardiamoci attorno perché magari è presente qualche file. Questa ragazzi è proprio la modalità normale e tendo inoltre a ricordare che è un pochettino. Non è che abbiamo trovato tanta difficoltà, più che altro forse la modalità difficile che tende un po' a differenziarsi notevolmente. Comunque seguite sempre questa strada qua, quella che stiamo facendo noi ragazzi, che è un gameplay piuttosto veloce. Qua esaminiamo il cadavere per trovare una mappa e troviamo ancora qualcosa ragazzi, troviamo la chiave della prima classe. Decisamente utile al fine appunto di poter proseguire l'avventura. Adesso ragazzi qua troveremo uno zombie che deciderà sicuramente di farci del male, pertanto appunto c'è la possibilità di evitarlo oppure di farlo fuori tranquillamente. Ora puntiamo. Attenzione. Oh dai 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 dai. Buon, sistemato. Le munizioni non sono un grosso problema in questo capitolo qua perché ne troveremo poi in maniera abbondante, pertanto l'unica cosa che io consiglio è quello di evitare possibilmente le creature perché tendono veramente poi a unirsi tutte in gruppo e farci parecchio male. Perfetto, utilizziamo la chiave ed entriamo qua dentro. Perfetto ragazzi, dopo aver utilizzato la chiave siamo giunti in questa hall. Ora ragazzi, seguite attentamente la strada, andate sempre dritto e non andate giù perché attualmente non serve, rischiate di perdervi e altro. Attenzione a questi cadaveri qua, non preoccupatevi perché adesso non si rialzano, ma bensì preoccupatevi, allora adesso di prendere questa piantina verde. Poi qua ci sono dei documenti in terra che sono sparsi sul pavimento. Praticamente fax urgente dalla filiale di Parigi, quindi dove è stato rubato, diciamo, il virus T. 18 settembre 2002, ufficio vendite Intel, Roberto. Oggi tre campioni del T-Virus sono stati rubati da questo laboratorio di Parigi. Il sospettato principale è il Morpheus di Dalivan, che faceva parte della divisione ricerca e sviluppo. Il suo movente sembra essere il desiderio di vendetta contro la nostra azienda. Stiamo quindi inviando questo avviso generale a tutte le divisioni. Chiunque disponga di informazione riguardante questa questione dovrebbe contattare immediatamente la sede centrale. Cordiali saluti, Umbrella Corporation Parigi. Perfetto, ragazzi. Adesso esaminiamo questo corpo qua immediatamente per trovare la tessera scheda ospite. Adesso però i zombie tenderanno a rialzarsi. Tipico, del Resident Evil. Appena prendi qualche oggetto interessante, tac, subito iniziano ad attaccarti. Ora corriamo velocemente perché sennò questi poliziotti zombie ci fanno molto molto male. Evitiamoli ragazzi, mi raccomando, ed entriamo in questa porta qua che vedete. Perfetto, guardiamoci qua attorno. Sì, qua ci sono degli zombie che consiglio vivamente di evitare. Entriamo qua dentro, corriamo, corriamo, corriamo velocemente in questa zona qui. Boom, perfetto, e utilizziamo la chiave degli ospiti. Praticamente siamo tornati indietro ragazzi. Perfetto ragazzi, qua adesso ci sarà un filmato decisamente importante, dove scopriremo che non siamo gli unici agenti in questa, diciamo, in questa missione. La ragazza cinese che abbiamo visto prima, che ci ha fatto saltare in aria per poco, la incontreremo qua dietro. Eccola qui. E ci massacrerà di brutto, ragazzi. Nonostante ciò, ci distruggerà. L'esplosione di prima era opera tua? Servizio di sicurezza cinese, vero? Sembra che lavoriamo nello stesso campo. Mamma mia, che cattiveria sta ragazza. E sa anche il nostro nome, eh? Ma cosa ha senso, dato che stanno ricattando entrambi i nostri paesi? Come ti chiami? Non ti chiederò di collaborare, ma cerca di starmi fuori dai piedi.
E non do confidenze in ombrellini, se vuoi davvero renderti utile tornatene a casa. Vabbè, è stata molto precisa e chiara, eh? La parte, ragazzi, è finita e ci vedremo nella seconda. Ciao a tutti e grazie.